L'ultima immagine di Pippo D'Andrea con la maglia del Cerignola è nell'uscita obbligata dal campo per infortunio alla mezz'ora della sfida dell'11 maggio a Caserta, terminata 0-0 con conseguente eliminazione dell'Audace dai playoff di Serie C. A quasi un mese e mezzo dalla serata del Pinto, il club gialloblu lavora per trattenere al Monterisi quello che è stato il trascinatore della stagione 2023-24. Lo certificano i numeri: 16 gol realizzati senza battere calci di rigore, 39 presenze, una sola partita saltata per squalifica e 5 assist. D'Andrea si è posizionato sul gradino più basso del podio dei marcatori nel gruppo C di Serie C, alle spalle di Murano e Patierno e in compagnia di Curcio, Gomez e Tuminello. Nella gestione tecnica affidata a Ivan Tisci era stato spesso impiegato nella coppia di fantasisti alle spalle della punta nel 4-3-2-1. Dall'arrivo di Giuseppe Raffaele in panchina con il passaggio al 3-5-2, D'Andrea è stato presenza fissa nel duo avanzato. Ha chiuso la stagione con 6 reti in 5 partite, successive a un digiuno di 9 gare dopo la tripletta al Crotone. Le sue ultime vittime sul campo sono state Virtus Francavilla, colpita con una doppietta, la porta del Giuliano, bucata ben 3 volte tra l'ultimo turno di regular season e il primo turno playoff, e nel mezzo il Foggia nel derby, partita che ha nei fatti assicurato l'accesso agli spareggi promozione ed estromesso i rossoneri dalla corsa. Gli occhi di tanti club di Serie B e soprattutto Serie C sono su questo attaccante arrivato a costo zero dopo l'esperienza con la Salernitana e che oggi vale almeno mezzo milione di euro. Il Cerignola non ha alcuna fretta di venderlo e D'Andrea è legato al club da un contratto valido fino al 30 giugno del 2026. Raffaele vorrebbe ricostruire l'attacco del futuro partendo da lui, quel perno elogiato a più riprese pubblicamente dall'allenatore. Sarà così o prevarranno le sirene di mercato? Nodo da sciogliere prima dell'avvio del ritiro di metà luglio. Per la pre-season intanto il Cerignola potrebbe optare per l'Umbria, cambiando destinazione rispetto alla meta abruzzese di Palena dell'estate 2023.